Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi 4 gennaio ricordiamo Sant'Angela da Foligno. Ascoltiamo. Nata intorno al 1248 in una famiglia benestante, rimase orfana di padre e a 20 anni sposò un uomo dal quale ebbe dei figli. Alcuni avvenimenti, come il violento terremoto del 1279, l'annosa guerra contro Perugia e le sue dure conseguenze, incidono nella vita di Angela, la quale progressivamente prende coscienza dei suoi peccati. Nacque in lei il desiderio di avvicinarsi al sacramento della penitenza, ma, narrano le cronache, la vergogna le impedì di fare una confessione completa e per questo rimase nel tormento. In preghiera ottenne da San Francesco d'Assisi la rassicurazione che avrebbe presto conosciuto la misericordia di Dio. Angela tornò quindi al confessionale e questa volta si riconciliò pienamente con il Signore, cominciando un cammino di conversione nel segno della penitenza e della rinuncia. Dopo la morte prematura della madre, del marito e dei figli, vendette ogni suo bene, distribuendone il ricavato ai poveri. Si recò in pellegrinaggio ad Assisi, sulle orme del Poverello, e nel 1291 entrò nel terzo ordine di San Francesco, affidandosi alla direzione spirituale di frate Arnaldo, concittadino e consanguineo, che divenne poi suo biografo, autore del celebre memoriale. In questo testo, le tappe della vocazione di Angela e le sue costanti estasi ed esperienze mistiche, culminate nell'inabitazione nell'anima della Santissima Trinità, sono suddivise in 30 passi. «Ho visto una cosa piena», raccontava il confessore a proposito della visione del Dio Trino, «una maestà immensa che non so dire, ma mi sembrava che era ogni bene. Dopo la sua partenza, cominciai a strillare ad alta voce, amore non conosciuto, perché mi lasci?» Alla preghiera, Angela affiancò sempre l'azione di carità a fianco degli ultimi, specialmente dei lebbrosi, nei quali scorgeva il Cristo crocifisso. Promosse una teologia basata sulla parola di Dio, sull'obbedienza alla Chiesa e sull'esperienza diretta del Divino. Coinvolta nelle controversie che laceravano l'ordine francescano, Angela attirò attorno alla sua persona numerosi figli spirituali, che vedevano in lei una guida ed una vera maestra di fede. Già prima della morte, sopraggiunta il 4 gennaio del 1309, le venne attribuito dal popolo, in modo non ufficiale, il titolo di santa. Quella di Sant'Angela è una storia molto particolare. Inizia come una piccola favola. Lei nasce in una famiglia agiata dove comunque non riceve un'educazione molto seria e quando il benessere c'è alcune cose vengono prese un pochino alla leggera. Lei poi bella, molto anche appassionata di tante cose, si sposa subito con un notabile del tempo dal quale ha dei figli e la sua vita continua. Tranquilla, continua nell'agio, continua nella superficialità, anche possiamo dire nella mediocrità, possiamo dire questo. Quando poi alcuni eventi iniziano a sconvolgere la sua vita, abbiamo un forte terremoto che distrugge la città, abbiamo un uragano che continua a fare tante vittime e poi questa forte guerra contro Perugia, la vita non è più al sicuro, il benessere non è più scontato. Allora qualcosa inizia a cambiare nella vita di Angela, inizia una riflessione particolare, una riflessione anche su ma che sarà della mia vita, che sarà dopo la morte. Torna l'esigenza di fare un po' spazio nel suo cuore e ritrovare la profondità che non aveva mai vissuto durante questo periodo e vede nel sacramento della riconciliazione un inizio, un qualcosa per ricominciare. Va a confessarsi e però nota di avere una difficoltà. Non riesce a liberare completamente il cuore in quel momento, non riuscirà, avrà questa percezione proprio a liberarsi dei suoi peccati perché se ne vergognerà. Beh, questo è solo l'inizio del suo cammino, che è appunto un cammino di santità, ma oggi voglio riportare a voi questa sua esperienza, quella prima di una vita nel benessere che non ti fa porre le giuste domande, poi dei problemi. E da questi problemi inizia a nascere il desiderio di ritrovare Dio. Siamo fortunati allora, perché il momento che stiamo vivendo è un momento abbastanza impegnativo, forse è il momento delle domande. Allora perché anche noi non iniziamo a ridirigerci
verso il confessionale con un cuore capace sempre di aprirsi, sempre e sempre di più. Come sono state le nostre confessioni? Abbiamo trovato il coraggio effettivamente di essere liberi davanti al confessore? Chissà, oggi ci poniamo questo interrogativo e soprattutto facciamo una promessa a noi stessi, un bel esame di coscienza e ritroviamoci davanti al confessionale con la voglia di dire tutto dinanzi al Signore. Sant'Angela, prega per noi.